scrive il tuo giornale, mia moglie un mese fa, quando ecco di contratto, presso le città, un certo Voronov, scienziato di valor, scoprì la ghiandoletta, che giovine fa il cuor, poi prese a gridar, Arburo, non a tarasar, cambia la ghiandola, cambia la ghiandola. La ghiandoletta interstizial che ti può rendere immortal con quella ghiandola potrai tornare al tuo normal funzionamento coniugal. Io mi infilai la giacca, le sciarpe, i pantaloni e drammi poi andando di corsa la stazione, facendomi un passaggio di corsa fa uno suol, arrivo il bigliettario che chiede cosa vuol, che cosa voglio in aver, lo vuol proprio saper. Voglio la ghiandola, la ghiandoletta interstizial che mi può rendere immortal per quella ghiandola, per quella ghiandola. Vado a Parigi, sleeping car, se due biglietti mi vuol dar. Ubbì l'operazione e tutto andò benone, e dopo un paio d'ore io mi diventai sanzon. Balzai sopra mia moglie, provarle se c'è allor, i palpiti d'amore del giovine mio cuor. Mia moglie si stupì, ma poi gridò così. Oh, Dio, che ghiandola, oh Dio, che ghiandola, che ghiandolone interstiziale è veramente colossale. Oh Dio, che ghiandola, oh Dio, che ghiandola, non te tenei in essa un'altra ancora, non ho più posto per poco. Ma come se sono un bastardo, appena sono uscito fuori dall'albergo ogni donna che incontravo mi sentivo lo stimolo di, come dire, di inghiandolarla. Me ne sarei inghiandolate almeno un 500 quel giorno se quei guardie non mi avessero preso per il pavolo della giacca, non mi avessero condotto il commissario per oltraggio al pudore. Ho dovuto mandare a chiamare il professor Bruno che venisse a spiegare l'affare della ghiandola, perché la ghiandola, la ghiandola, la ghiandola ora interstiziale che mi aveva un mortal, perché